Allora, conferenza stampa per presentare un nuovo arrivato, Giorgio Chinellato, all'UDC, e anche per spiegare alla stampa, insomma, che quelli che si erano presentati un'oretta prima della presentazione alla coalizione di Orsoni, insomma, in realtà non erano più rappresentanti dell'UDC. Per poter dissentire dalla linea di un partito bisogna farne parte a pieno titolo, non solo negli organismi ufficiali, ma soprattutto nella presenza quotidiana, intervenendo alla vita del partito. Giorgio Suppiei, che è un amico di infanzia, forse frequentando poco questo partito, è rimasto ancorato all'UDC, partito di centrodestra. Oggi l'UDC è l'unione di centro, non è più l'Unione Democratici Cristiani. L'Unione di Centro è un partito di centro che non è organicamente alleato né con la destra né con la sinistra e che sta costruendo un grande progetto che guarda lontano, oltre il bipolarismo, oltre il berlusconismo. Forse lui non lo ha colto e questo lo ha portato in inganno, e io ritengo che stia facendo un errore che mi auguro abbia a capire presto. Allora, spieghiamo un attimo i passi che vi hanno portato alla decisione di trovare un'alleanza elettorale con il centrosinistra di Giorgio Orsoni. Appunto, quando ci eravamo sentiti, visti, insomma, con l'intervista di un po' di tempo fa, lei aveva detto che eravate un po' al 50% da una parte e al 50% dall'altra. Che cosa è intervenuto perché voi avete appunto poi alla fine scelto di andare con Orsoni? Il progetto di città che ci ha presentato Orsoni, che riconosce all'UDC il vero ruolo di novità all'interno della nuova giunta, all'interno di un progetto che vede nel centro il nuovo baricentro della politica veneziana e che le civiche e l'UDC in particolare rappresentano questo centro, differisce grandemente dal progetto di città e di collaborazione politica che ci è stato proposto da Brunetta, che ci aggiungeva come francobollo al quadro già predisposto da PDL e Lega, in cui la Lega manifestava un totale dissenso ad una alleanza con l'UDC. Quindi le condizioni politiche e programmatiche e di fiducia reciproca erano assolutamente diverse tra la linea di Orsoni e quella di Brunetta. C'è da aggiungere comunque che voi, tramite una lettera aperta, avevate messo delle condizioni, ovvero avevate dimostrato, detto che per voi era incompatibile la posizione di ministro e di sindaco svolte contemporaneamente, e anche appesato il fatto che non è stato rispettato l'accordo di due assessori, l'assegnazione di due assessori per quanto riguarda la provincia di Venezia. Ma io in politica, come nella vita, credo prima al rapporto di reciproca stima e fiducia tra le persone, e questo lo applico anche al rapporto tra i partiti. Questa fiducia e questa stima reciproca con il centrodestra era stata rotta dalla negazione di un patto scritto e necessitava ricostruire questo rapporto di fiducia. Non si è voluto farlo e di lì tutto diventava più complicato, se non impossibile. Poi fare il sindaco di una città come Venezia con la presunzione di fare bene anche il ministro ci sembra veramente da Superman, ma la realtà è ben diversa.